viso conosciuto, salve, sì, sì. No, ma l'ho fatto. Salve. Io devo fare un regalo. Sì. Compendio diritto della navigazione. Sì. A tre ministri. A tre ministri? Quindi mi dovete fare una bella figura. Questo qua è finale, questo è aggiornato, sì, 2018. È una cosa ufficiale, datemi 54 grazie. Aiutiamo il comune di notte. No, chi si è perso? Allora, stamattina di buon'ora mi sono recato a via Mezzocannone, Napoli, la strada dove ha sede l'università laica più antica del mondo, la Federico II, ovviamente vi è anche giurisprudenza, e di mia tasca ho voluto comprare un breve e piccolo compendio sul diritto alla navigazione, di cui voglio fare omaggio con rispetto, sempre in uno spirito di confronto giuridico e non solo di propaganda politica, da parte loro, con il ministro Di Maio, il ministro Salvini e il ministro Toninelli. Hashtag Napoli Porto Aperto, con la speranza che quando si affermano postulati giuridici essi siano fondati sul diritto e non solamente sulla declaratoria politica legittima, ma la politica è una cosa e il diritto è un'altra. Quindi per ora, fino a prova contraria, i porti sono aperti. E soprattutto nei trattati di diritto internazionale, nelle convenzioni internazionali, nelle costituzioni del mondo sta scritto che se delle persone si trovano in mezzo al mare vanno salvate, a maggior ragione se sono vittime e a maggior ragione se sono bambini, donne e persone fragili. Un caro saluto da Napoli al ministro Di Maio, al ministro Salvini, al ministro Toninelli.